I commercianti del consorzio Shopping in Teramo Centro sono favorevoli all'installazione di Goldrek sopra l'ipogeo. Perché? Sì, perché come diciamo, cartone siamo un po' legati a questo fumetto e quindi diciamo, è una cosa che porterebbe anche un certo movimento alla città. Quindi a volte diciamo, ci si sofferma sul fatto che certe cose non si possono realizzare e questo sinceramente non lo comprendiamo. Tra l'altro dite è un'installazione che verrebbe realizzata senza toccare le tasche dei cittadini. Al costo zero, quindi diciamo, per quello che potrebbe portare anche come movimento sia la città, oltre che sotto l'aspetto commerciale, siamo ecco, ben propensi affinché si realizzi. Tra l'altro dite andrebbe collocato in un'area ad alta densità di traffico e priva di alcun interesse storico o artistico. La location ideale, se ci saranno le autorizzazioni degli organi competenti. Certo, questo bisogna vederlo, ma penso che problematiche in tal senso non mi pare che ci siano. Poi certo vedremo un po' il proseguo di questa situazione. Per quello che riguarda invece l'ipogeo, forse è una maniera per mascherare come dire, una delle cose forse meno riuscite, cerchiamo di essere eleganti, ma davvero l'ipogeo è una cosa che non abbiamo mai capito, come Teramani. Per dire sì a quest'opera avete inviato una nota al sindaco e all'intera giunta comunale di Teramo. Sì, esatto, sollecitiamo il sindaco e la giunta, quindi in questo caso proprio tutta l'amministrazione, affinché si realizzi. Anche se molti dicono che forse è una cosa poco bella, però se qui non ci muoviamo e non diamo una svolta a questa città, davvero rischiamo di spegnerla.